intelligente che noi abbiamo realizzato. C'è soprattutto dei carichi importanti, con le microonde piuttosto che piastre induzione, le colonnine di ricarica e via seguito. Allora, tocchiamo soltanto un argomento che per me è quello dell'efficientamento energetico. Tra peraltro faccio notare che ad oggi, lasciamo stare il decreto di la domotica utilizzata efficientamento energetico è detraibile al 65%. Quindi, fatto 100 importi della domotica, la signora Maria detrarrà il 65% in 10 anni attraverso l'eradicazione dei redditi. Attraverso l'efficientamento energetico passa necessariamente la gestione dell'illuminazione, del riscaldamento, e visto che c'è la domotica, mi viene anche gratis il controllo del webcam, che il videocitofono, ci attacco anche magari il sistema di sorveglianza. E magari vocale, posso garantire la gestione dell'impianto intelligente alle persone. Tocco soltanto un aspetto molto delicato che mi preme ogni volta. Guardate che HBB vi dà anche il comando vocale e non è un gadget inutile. Voi pensate a quei poveri cristi, perché non mi viene in mente altre parole, che per poter a questo punto di aprire un portone, oppure per poter semplicemente schiacciare un tablet o toccare un tablet. In questo caso il comando vocale è un qualche cosa. Per fare mente gratis all'interno di un impianto domotico. Non sto parlando della pubblicità di certe marche che vedete in televisione per sentire la musica, ma pensate alla pubblicità fatta in televisione di quella persona che chiede, all'inizio non si capisce, a quell'oggetto che tempo fa e che ore sono, perché è cieca. Ciò detto, cosa fa? Come funziona l'efficientamento energetico? Questo è una summa della summa del corso NZ. La domotica tra domanda e offerta di alimentazione, che può essere un'offerta costante nel tempo perché mi arriva dal distributore, o variabile, capricciosa, perché mi arriva da fonti rinnovabili. Cosa deve fare la domotica? Deve fare in modo che i carichi possano essere gestiti nell'arco della giornata come vuole l'utente. Necessario. Senza andare a sprecare l'energia inutilmente. Quindi voi immaginate qua di avere anche la capacità di accumulare quando devo ricaricare una di queste fonti di energia, non è più sufficiente a garantire il comfort dell'abitazione e dei carichi controllati. Quindi è un supervisore che comunica a questi carichi importanti ma dotati di intelligenza su come essere attivati e come funzionare nell'arco delle 24 ore. Va a gestire il profilo di carico, in parole molto più semplici. Voi sapete che non per quanto riguarda energetica fatta con l'ape, ma con anche il domodossola, poi abbiamo il livello C, B e A, con un livello di domotica di intelligenza che cresce. La norma UN15232 ci dice che all'aumentare del livello di domotica che ho in casa aumenta anche il risparmio energetico in termini di kilowattora consumati nell'arco del periodo prescelto, per esempio l'anno. La norma ci fa vedere sostanzialmente che in un ambiente domestico
possiamo arrivare a risparmiare fino al... l'appartamento, eccolo qua. Si ha a risparmiare energia elettrica e vediamo se c'è nella slide successiva, no, me la sono dimenticata nella penna, fino al, se non erro, il 35% per quanto riguarda il valore di... questo cosa vuol dire? Gas. E prenderete le bollette dell'asciugamano. Quindi gas in kilowattora farete il 35% di risparmio di questo kilowattora e farete il 15% di risparmio dell'impianto elettrico. Troverete x kilowattora che moltiplicate per 0,25 il valore medio vi diranno n centinaia di euro risparmiati nell'arco dell'anno. Direte alla signora, vuole risparmiare, che ne so, 300, 350, 400 euro di energia in generale nell'arco dell'anno? La signora dirà, sì, mi farebbe comodo, però a quanto mi costa? Voi risparmierete una cifra di 3.000 euro, butto lì un numero, vi ricorderete a questa signora che non spenderà 3.000 euro, ma spenderà soltanto il 45%, il 60, il 35% di questo. Diciamo qualche cosa come 1.000 euro scarsi. Benissimo. Allora, con questi 1.000 euro, quanto sarà il ritorno dell'investimento in base al risparmio ottenuto? E voi farete quattro conti. Perché costa così poco la domotica? Perché nessuno vi dice di fare la domotica che accenda le luci psichedeliche quando cantate sotto la doccia. Vi sto dicendo semplicemente di fare la domotica necessaria per il risparmio energetico. E adesso poi vi faccio vedere un esempio. In automatico vi tirate dietro l'allaccio della comunicazione con il pito citofono e con l'impianto di sicurezza. La domotica di cui sto parlando io, per esempio, è una domotica noi chiamiamo Abilify e Tom, che è un KPN. Noi andiamo a gestire tapparelle, comandi, luci e facciamo supervisione, integrazione con altri sistemi in casa. Come funziona il tutto? Beh, innanzitutto questo è il sistema intelligente che genera il wifi attraverso la rete bassa e poi va a comunicare con tutti gli attuatori che troviamo in campo. Alla fine vi faccio vedere l'esempio. Poi io posso aggiungere un'interfaccia tipo questa, un touch, dove riportare questi comandi. Quando è che mi è utile? Ma per esempio se io cucina, perché è il mio posto di lavoro preferito nella casa oppure in sala, e quali sono i principali comandi di accensione e di regolazione di tutta la casa senza dover andare a toccare i vari pulsanti o senza magari in quel momento utilizzare il tablet o il computer piuttosto che il telefonino, ma posso anche andare a vedere la faccia di quello che mi sta citofonando in quel momento e stabilire se aprire o no. Dopodiché, da questa unità che mi fa da ponte, io posso andare a parlare con il sistema Welcome M, perché vedo la faccia del comando di apertura o chiusura, posso andare a parlare col sistema Secure e Home, per quanto riguarda il mio secondo generatore di energia che è l'impianto fotovoltaico e correlato. Non è necessario chiaramente per l'efficientamento energetico andare a fare partire la musica piuttosto che comandi vocali che vadano oltre al comando vocale che legge lui e poi vanno a fare giochetti di luci per quanto riguarda scenari particolari e cose di questo genere. Allora, diciamo che io vedo oggi, per l'argomento di oggi, una domotica, quindi un qualche cosa di estremamente utile. Allora, lasciando stare l'impianto di antintrusione che è a parte il videocitofono, questa roba qui non me la fate pagare più di 3.000 euro, perché non avrebbe neanche senso.
Questo non è APNX, quindi un ambiente chiuso, serve per piccoli appartamenti, per piccole superfici, per piccoli oggetti e per piccole cose. Se volete invece il KNX vero e proprio, non c'è nessun problema, farò nel secondo esempio, vedrete le funzionalità estese del KNX vero e proprio. Allora, facciamo l'esempio di un appartamento dove io voglio usare il FreeAtom, quello decentralizzato, quello non KNX ma derivato dal KNX, quello che mi fa ai fini dell'efficientamento energetico. Non voglio fare opere murarie, chiaro? Come un pece alimentatore del sistema nel mio centralino, ma io vedo il centralino che farò un pochino più grosso. Ci metteremo un alimentatore che va a alimentare gli oggetti intelligenti. Senza cambiare impianto di casa, io che cosa vado? Vado a contare i miei termostati, i miei tapparelli, i DIM, altrimenti non le conto. I DIM che magari già presenti, i punti luce, le prese che voglio andare a controllare. E che li sento. Vi ho messo a fianco gli oggettini al dietro dei quali c'è già il comando di potenza, cioè il la potenza, perché voi l'avete già nella parte normale, non fate altro che sostituirlo. Ma allora nella mia presa 503 non fate altro che togliere il vecchio e mettere il nuovo, collegando tutto via bassa, mi state tirando un filo nuovo senza andare a spaccare nulla. Quindi non fate altro che andare a sostituire i frutti della 503 con i nuovi frutti, a che vi metto a disposizione. Dopodiché, a questo punto, l'esercizio che trovate sempre nella guida, io comunque prosegue in questo termostato, eccolo qua, che del motore vi metto il comando delle tapparelle, tante quante sono. Ho contato i dimmer, vi metto quanti dimmer ci sono. Ho contato i punti luce, tanti quanti sono i punti luce, eccetera. Io qui non ho fatto ottimizzazione, perché nessuno mi vieta a ridurre i comandi dei punti luce perché vado a raggrupparli. No, io non faccio altro che sostituire come un cretino, come un ignorante, tanti punti luce quanti sono i punti della domotica. Punto. Questa roba qua, signori, non mi conta. Sta chiaro? Diverso è se io volessi la faccio decentralizzata come filosofia, ma potrei farla centralizzata. Allora io vi ho ripetuto lo stesso esercizio, o meglio l'esercizio su una villetta. Tante che arrivi chiama Tacteo, completamente di vetro, che va serigrafata con dei simboli che vengono poi gestiti come illuminazione da KNX attraverso la programmazione che viene fatta attraverso il software ETS. Senza entrare troppo nel merito, io non ho fatto altro che, questi sono i simboli, di prendere un progetto di una villetta reale. Come un cretino non ho fatto altro che contare i punti luce, le prese, i analogamente, i punti luce, i termostati, eventuali tapparelle e punti, come si chiama, le prese che ho al piano primo. Mi sono rifatto una 64 sono le prese, 36 sono le luci, la somma le trovate nelle pagine precedenti, e 13 sono le tapparelle e 6 sono i termostati. Quanti oggetti mi servono? Allora, mi servono 9 attuatori, 12 canali, 6 ampere per luci e prese. Mi servono un attuatore, 8 canali per tapparelle, ok?
mi serve un attuatore a 6 canali per i miei 6 termostati e via di seguito. Ho fatto la somma dei miei oggetti e ho un unico alimentatore da utilizzare da 640 mA, perché sono sotto i 64 positivi. Attenzione che questi attuatori che vanno poi a gestire questi oggetti che sono solo comandi vanno dentro il centralino, quindi non ci vuole soltanto lo spazietto per metterci i miei 640 alimentatori da 640 mA, ma uno spazio più consistente. E quindi se voi fate una filosofia centralizzata legittima, non sono infiniti, non ci vuole molto. Chiaro? Ultima slide che potrebbe essere rivoluzionata nell'arco di pochi giorni. Detrazioni fiscali. Ad oggi, come direbbe Capitano Kirk, data strada 30 giugno 2020, ore 17:40, l'impianto elettrico per la messa a norma lo detraete al 50%, per un sistema d'allarme lo detraete, citofoni al 50%, domotica, quello che abbiamo visto poco fa, al 65%. Se va in porto il discorso bonus 110% e si fanno degli interventi trainanti che sono legati all'efficientamento energetico piuttosto che all'antisismico, tutta questa roba qua si detrae al 110%, se ovviamente si fa. Quindi, la signora Maria, che vive in un condominio, all'interno del quale viene scelto una sede, di fare due cose. La prima, approfittare del 110% del bonus dello Stato per l'efficientamento energetico perché l'edificio vuole fare il suo cappottino. Secondo, l'amministratore ha fatto passare il concetto di montante e ristrutturazione del montante, la Sciura Maria si trova di fronte a un duplice vantaggio. Primo, che può richiedere 6 kW con il contributo del DSO sui lavori fatti per il taglio, perché è un corso specifico che faccio con il CEI. Secondo, grazie al cappotto che fa, non soltanto non spende nulla sul cappotto, perché a livello dello Stato ritorna al 110%, non in 10 anni ma in 5 anni, se il decreto verrà approvato in queste condizioni. Ma addirittura tutto l'impianto elettrico che le va a ristrutturare, perché a questo punto vuole avere la sua approfitta del montante da 6 kW, colonnina dell'autovettura perché il marito ne ha comprata una, vuole metterla su piastra in induzione, vuole fare tante altre cose, bene, tutte queste cose qua vanno al 110% in 5 anni. Sua idea? Questo è quello che succede ad oggi, data strada, ripeto, 30 giugno 2020. Cosa succederà quando questo decreto verrà convertito in legge e come verrà interpretato dall'Agenzia delle Entrate, aspettiamo, è solo questione di giorni. Però questo per dire, oggi sono detraibili dal 50 al 65% e ci potrebbe essere una detrazione ben più importante e ben più generosa a fronte di certe regole che vanno rispettate. Io, signori, penso di avere chiuso, sì, direi proprio di sì, vi lascio i miei contatti, sia a livello di ADB che a livello
potermi iscrivere, avere degli approfondimenti a qualunque titolo. Dopodiché, della formazione per i successivi corsi che terrò nel mese di luglio e anche a partire dal mese di settembre, e magari avremo anche la possibilità di vederci, sempre che sia possibile. Andremo un attimino come va. Ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro che la cosa sia stata utile, che l'argomento sia stato interessante, e mi rendo disponibile tutti i minuti che... Buonasera. Ciao. Dunque, da che dice? Se gli interruttori differenziali devono essere messi sempre a valle a interruttori magnetotermici. Giro a voi la domanda, vediamo se qualcuno mi risponde e in che modo mi risponde. Intanto vado a cercare altre domande. Allora, la risposta è: l'interruttore differenziale non è in grado di interrompere il cortocircuito, né tantomeno sovraccarico. Quindi, protegge. Protegge soltanto da monte. Quindi, che fa? L'interruttore differenziale va posto a valle. Diamo altre domande. Probabilmente questa è una domanda, non sarebbe conveniente utilizzare la massima temperatura ammissibile al posto di quella di quell'ambiente. Se posso risparmiare qualche millimetro, utilizzare la vera temperatura ambiente, tutto sotto a maggior ragione in una progettazione di un edificio ad uso civile dove le escursioni termiche dentro inferiori alle escursioni termiche che possa avere un impianto industriale. A massima temperatura ammissibile, prego, faccia pure, chiaramente si troverà a dover sovradimensionare, magari non va male, per carità. Contesto economico del progetto, questo ha senso oppure no?
Io posso far risparmiare qualche un millimetro quadro, due millimetri quadri, lo faccio volentieri, però chiaramente questo va un attimino poi analizzato. Allora, domanda, è sempre obbligatorio la protezione differenziale della linea dal contatore all'utenza se la lunghezza della linea è maggiore di 3 metri? Più che protezione differenziale, la norma impone la protezione da cortocircuito. Voglio dire, se questo è il contatore e questo è il cavo di collegamento, e questo è l'apparecchio di protezione, e questo come minimo questo me la protegge da sovraccarico, come minimo. Se questo è solo magnetico, faccio il chiaro, cosa succede? Succede che il mio interruttore posto nel centralino gli proteggerà da solo tutto questo circuito che arriverà qui. Non possiamo utilizzare l'oggetto che sta dentro al dispositivo di consegna, è un discorso malvecchio, stravecchio, che è inutile ripetere per la miliardesima volta, perché questo potrebbe essere benissimo un tappo. Di più, la protezione a valle di questa roba qua è lasciata a noi con le regole che ci siamo detti, ok? Quindi quando voi dovete ridurre al minimo questa lunghezza al di sotto dei 3 metri e siete esonerati dalla protezione dal cortocircuito, il sovraccarico lo potete fare direttamente dal interruttore generale dell'appartamento, se con motivi leggete anche da quanto c'è conto. Allora è chiaro, il consiglio è non mettiamole troppo, ma come dire, rendere, ecco, la regola del 1,28 verso un altro carico, questo è un altro carico ancora, forte possibile. La protezione differenziale va messa all'interno dell'appartamento. Tura che garantisce il doppio isolamento, non c'è alcun rischio, il rischio ce l'ha soltanto a valle quando sono in uscita. Qua dove si tocca la massa metallica non garantisce il doppio isolamento, qua ci dovete mettere il differenziale. Sono io prima a dirlo, però nel limite del possibile evitarlo, perché altrimenti dovete mettere un selettivo da 100 mA come minimo. Altre domande? Talco della BB, se dovesse andare via tensione dalla rete, limita, mentre non ricordo il valore di potenza, ma si stacca in isola sui carichi privilegiati.